È vero, c'è sempre un Ohio italiano e poi devi vedere cosa succede, l'onda d'urto sul paese, sull'Italia. Questa mattina un sondaggio di Nanni Pagnoncelli sul Corriere dava le quote dei partiti nazionali. Allora, Lega al 34,8, Fratelli d'Italia quasi al 10, 9,8, Italia Viva 6,2, Renzi, il PD e il Movimento 5 Stelle sul 17%, insomma sommati fanno poco più della Lega da sola. Effetto bandwagon si dice, cioè salire sul carro del vincitore, il popolo che va in soccorso del vincitore, diceva Ennio Flaiano, lo citava Pagnoncelli questa mattina. Però il vincitore fino a qualche giorno fa sembrava Conte, perché in tutto questo governo c'ha meno di 2 mesi di vita, quindi semmai ci doveva essere quell'effetto lì, l'effetto Conte. Invece c'è l'effetto Umbria. Un tempo era considerato il cuore rosso d'Italia, era una delle regioni più rosse d'Italia. Oggi l'Istituto Cattaneo ci ha detto che nel 90% dei comuni la Lega è il primo partito. Conte l'ha presa bene, ha detto: ma insomma, una piccola regione, più piccola della provincia di Lecce, quindi insomma il governo non avrà problemi, andremo avanti. A quel punto uno si chiede: vabbè, ma allora perché ci sei andato tante volte nelle ultime settimane, sempre in Umbria? Grandi discussioni, quanto reggerà il governo, se cade Conte ci sono subito le elezioni, oppure arriva un altro, governo Franceschini. E poi ci sono le reazioni dei partiti che fanno parte della maggioranza. Allora, il Movimento 5 Stelle veniva annunciato, no, Paolo, Francesca, ne annunciavano un grande tumulto al Senato contro Di Maio, poi non è successo niente. Di Maio ha portato lì in Umbria il Movimento 5 Stelle sotto l'8%, quindi si sta molto, molto impegnando a raggiungere i risultati toccati in precedenza dal suo predecessore agli esteri, Angelino Alfano. Si sta molto impegnando e beh, io qui chiamavo l'applauso, ma l'indimenticabile, indimenticato Angelino Alfano. Colpi bassi a tradimento. Però nel frattempo ha detto: il Movimento 5 Stelle andrà da solo alle prossime elezioni regionali, cioè in Emilia e in Calabria. E a questo punto è un bel guaio per il Partito Democratico, perché in Emilia, se va da solo, rischia di perdere la sua regione chiave. E a proposito da solo, insomma, Zingaretti è rimasto da solo un po' su tutto. Oggi ha fatto un post su Facebook, ha detto: toc toc, c'è qualcuno che sostiene il governo oltre a me, che tra l'altro manco lo volevo, quello non l'ha scritto, ma insomma quello era il concetto. Abbiamo visto questa cartina, l'Umbria tutta rossa e poi l'Umbria tutta verde, sarà un po' l'immagine della settimana. E questo ci dice di un altro muro che cade, esattamente 30 anni dopo il 1989. Si parla di una nuova svolta, di una nuova Bolognina, come fece Achille Occhietto. Anche Zingaretti ha scritto qualcosa del genere: cambiare nome, forse cambiare simbolo, forse no, ma insomma, cambiare qualcosa, cambiare davvero, ha scritto Zingaretti. Allora, in questi anni si sono provate un po' tutte le formule. Idee vecchie con facce vecchie, l'usato sicuro, non è andata bene. Idee nuove con facce nuove, la rottamazione, e anche quella non è andata bene, sembrava molto glamour, ma non è andata bene. E io mi chiedo: ma non si potrebbe provare con idee antiche e facce nuove? Idee antiche, cioè l'identità, dire quali sono le tue radici, dire chi sei e poi affidare a persone nuove il compito di dire chi sei in questo tempo nuovo. Diego, è molto impressionato, ne hanno scritto anche alcuni, l'hanno commentato, quello che hai fatto vedere venerdì scorso, il comizio di Salvini in Piazza San Giovanni. E soprattutto il dopo comizio, che è un po' il cuore delle manifestazioni di Salvini. Ma lui si è buttato tra la folla, baci, abbracci, selfie, tutti che lo volevano toccare. Insomma, si è detto: beh, non è una bella immagine quel popolo che brama di toccare il leader. Va bene, però è un po' consolatorio dire questo, liquidare la questione così. Io mi chiedo: quando è successo che la sinistra ha smesso di toccare il popolo? Quando ha cominciato a pensare che tutto quello che era autenticamente popolare fosse anche populista?
quel popolo che c'è un regista che io amo moltissimo, Ettore Scola, che ci ha detto: è il popolo brutto, sporco e cattivo se resta da solo. Però c'è anche una scena bellissima di un film, ci eravamo tanto amati quando Nino Manfredi aggredisce Vittorio Gassman perché gli ha rubato la sua donna. Dice, Gassman gli dice: ma io pensavo che tu fossi buono e generoso. E lui dice: se siamo stufati di essere buoni e generosi. Ecco, questo popolo che è stato lasciato solo, incustodito, abbandonato ai suoi cattivi pensieri perché nessuno glieli smentisce. Toccare il popolo, ecco perché la sinistra non riparte da lì. La destra nel frattempo si è vestita di moderazione, Salvini, doppio petto si sarebbe detto un'altra volta, un'altra volte, ma diciamo vestito blu ministeriale, vestito blu governativo. Vuole fare il capo di tutti. Da Forza Italia a Forza Nuova, anche se poi resta sempre quel vizio, quella cosa lì. Lo abbiamo visto il 30 ottobre nell'Aula del Senato, quando si è votata una risoluzione per una commissione che controlli quelli che diffondono discorsi d'odio, razzisti, xenofobi, epiteti, pregiudizi, stereotipi. Ecco, il centrodestra ha votato, si è astenuto. Non succede solo in Italia perché a Dresda il Consiglio Comunale, una città simbolo della Seconda Guerra Mondiale, rasa al suolo, 25.000 vittime, a Dresda il Consiglio Comunale ha votato contro l'emergenza nazista e lì i democristiani si sono astenuti. 25 anni fa, proprio di questi tempi, Bossi votò per far cadere Berlusconi e Berlusconi gli portò via mezzo partito. Oggi succede il contrario. Guida Salvini. E Forza Italia segue Salvini, applaude il suo nuovo capitano e si rifiuta di applaudire una signora con i capelli bianchi, una senatrice a vita, che tutti dovremmo applaudire, che si chiama Liliana Segre. Oggi Liliana Segre ha pubblicato un testo bellissimo dove racconta di un suo incontro ad Auschwitz con una compagna di campo di concentramento, di lager nazista. Dice che forse la cecoslovacca ucraina non parlava la sua lingua e allora si sono messi a parlare in latino e si sono dette tre frasi: Pulcra mea patria est, familia mea dulcis est, cor meum et anima mea tristes sunt. La mia patria è bella, la mia famiglia è dolce, il mio cuore e la mia anima sono tristi. Ci ha ricordato che i totalitarismi del Novecento hanno calpestato la patria in nome della patria, hanno diviso, hanno spezzato le famiglie in nome della famiglia, hanno bestemmiato Dio in nome di Dio. E ci ricorda che c'è un'altra patria. La nostra patria è di individui casuali che chiedono di non essere lasciati soli, la nostra patria di rifugiati, di invisibili, di senza diritti. La nostra patria è bella.